Il quantitativo di pioggia caduta la scorsa notte nell'entroterra tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico è davvero eccezionale. Chiusa la circolazione sulla strada statale 272 tra San Marco e San Severo e la strada provinciale 47 tra San Nicandro e San Marco per una frana al chilometro 3. Le acque torrentizie hanno creato problemi anche a valle, in tutto il territorio di San Nicandro, dove il canale Vallone, in piena, ha distrutto alcuni ponti minori. Problemi anche per le ferrovie del Gargano, che a causa di frane e detriti sui binari è stata costretta ad interrompere la normale viabilità ferroviaria. Danni ai terreni agricoli in località Mezzana, a causa dei due canali che sono straripati, terreni allagati e danni ingenti alle colture, lamentati anche dagli imprenditori locali. Non sono mancati, inoltre, problemi alla viabilità, sia sulla strada a scorrimento veloce 693 che sulla strada secondaria che conduce verso San Nazario. Sono stati necessari interventi immediati per sbloccare il flusso dell'acqua all'interno dei canali con sbocco nel lago di Lesina, intasato dai detriti ed attrezzi di uso agricolo. Resta sempre l'allerta da parte della Protezione Civile, in quanto la situazione, con eventuali intensificamenti dei fenomeni piovosi, potrebbe nuovamente rendersi pericolosa.